dare un riconoscimento diverso come appunto identità singole che costituiscono però una appunto, noi diciamo, rete, costituiscono una serie di relazioni. E su questo tema, appunto, come dare riconoscimento alle donne, si interrogano, come dire, tanti, come, in che modo e soprattutto con quali categorie, con quali cifre caratterizzare questo riconoscimento. Su questo si interrogano vari studiosi naturalmente, no? Ecco, quindi il nostro interrogativo è proprio questo, e diciamo, a quell'alternativa là, morte del femminismo o oltrepassamento, io risponderei appunto nel senso di forse di tentare una, come dire, una terza via, nel senso che non si deve concepire né la morte del femminismo né un oltrepassamento nel senso di appunto abbandonare quei risultati, ma forse si può intendere o si può ipotizzare una sorta di trasformazione, nel senso di arricchimento della pratica femminista, della prassi femminista, no? Oltre che della riflessione. Questa sera ci tenevamo a presentare in parte il lavoro appunto di elaborazione dei questionari che abbiamo chiesto a voi gentilmente di compilare, ma ci tenevo principalmente anche a raccontarvi qual è la modalità con la quale pensavamo di restituire quello che è emerso dai questionari. In linea generale possiamo dire che il campione, se parliamo in termini statistici, è abbastanza informato, quindi i risultati del nostro questionario rilevano appunto come la percezione del fenomeno della violenza in questo gruppo è abbastanza presente. Ma credo che questo non debba comunque farci cantare vittoria a voi e a noi per prime, che comunque lavoriamo giornalmente con le donne, proprio perché quelli che sono gli stereotipi che sono alla base della costruzione sociale della violenza sono gli stessi nei quali noi siamo giornalmente immersi. Visto che dobbiamo conoscere noi stesse, dobbiamo conoscere i nostri stereotipi, incominciamo a ragionarci sopra. E facciamoci le domande brutte, no? Ma perché queste non se ne vanno? E proviamo insieme magari a dare qualche risposta. Allora, molti professionisti hanno cercato di tracciare il profilo della donna per tanto tempo. Di fatto non ci sono riusciti, e meno male, e soprattutto meno male che non hanno convinto nemmeno voi, perché io vi riporterò quelle che sono le vostre risposte, per cui sapete molto bene che non dipende dall'istruzione, come sapete molto bene che non dipende dallo status socio-economico, e sapete anche bene che se una donna è rimasta per tanti anni all'interno di una relazione violenta, non per questo le piace, ma di fatto è una vittima. Rispetto a questo, questi sono i risultati della domanda numero 37, che vi abbiamo inserito nel questionario, ed è stato bellissimo insomma verificare che comunque voi riconosciate insomma che il controllo è comunque un indicatore della violenza, come anche la gelosia sproporzionata. Gelosia sproporzionata, abbiamo appositamente utilizzato questo termine per indicare che ovviamente non è che disconosciamo assolutamente la gelosia intesa come positivo in un rapporto di coppia, però nel momento in cui diventa sproporzionata, diventa uno strumento per controllare la donna, diventa insomma disfunzionale. La seconda fase è l'isolamento. L'isolamento si crea perché comunque ovviamente l'uomo, essendo sempre più presente nella vita della donna, cominciando a limitarla in quelle che sono le sue libertà, soprattutto i punti di vista, che possa essere il contesto lavorativo, che possa essere il contesto familiare, che possa essere il contesto amicale, la donna piano piano comincia ad avere l'uomo come unico punto di riferimento e quindi a chiudersi sempre di più rispetto all'esterno. Quello insomma che mi sembrava più significativo rilevare da queste definizioni tipologiche era un po' che diciamo sembra emergere una dinamica di delega verso quello della propria presa in carico a qualcuno che è visto come superiore, quasi onnipotente. Ho voluto partire da questo per poi appunto provare a ricostruire insieme, no? Invece quello che per noi vuol dire costruire una relazione di fiducia.
per noi costruire una relazione di fiducia non vuol dire accettare la delega della donna della propria capacità decisionale, non vuol dire sostituirsi alla donna, né tantomeno assumere un ruolo onnipotente nella relazione con la donna, perché questo riproporrebbe la dinamica impotenza onnipotenza, che è una dinamica da cui la donna viene, che ha già sperimentato nella relazione violenta. Ma per noi co-costruire, cioè utilizzare questo termine proprio per indicare una relazione che ha un prodotto di una costruzione congiunta donna-operatrice, quindi non solo in qualcosa che l'operatrice, no? Uno istituisce con la donna. Quindi noi siamo partiti dall'idea di fare una ricerca, i risultati adesso vi accenno, che fosse la premessa di una fase di formazione che potesse, diciamo, raccogliere tutte le indicazioni provenienti dalla ricerca e dalla letteratura internazionale per creare un programma formativo da erogare, diciamo, quelli per avere le forze di vita. Naturalmente quando uno pensa alla ricerca, come avete fatto voi, pensa a un questionario che è uno strumento, diciamo, agile, abbastanza semplice da somministrare e che dà poi risultati di una certa attendibilità. Per creare il questionario noi abbiamo organizzato una serie di focus group, uno con la Guardia di Finanza, uno con i Carabinieri, uno con la Polizia di Stato, e poi li abbiamo anche messi insieme, e sono emersi risultati interessanti del tipo, loro, la cosa che ci dicevano di più è: bene, noi dicevamo diteci punti di forza e punti di debolezza della questione, e loro dicevano: bene, allora noi facciamo riferimento al consenso personale, però non siamo mai certi che questo consenso sia efficace. Per esempio, alcuni facevano un esempio: viene da noi una donna che desidera raccontare un evento di violenza, io cosa faccio come prima cosa? Lo faccio parlare con la collega donna, che può essere una cosa di consenso e anche efficace. Però ci dice: se in quel momento la collega donna non c'è, che faccio? Vengo di tornare? Magari poi non torna, ci ripensa, si pente, come posso risolvere il problema? Le esigenze d'ufficio sono tali che non sempre è presente la collega donna. Allora, dico, se ci devo parlare io, non so per esempio se sta piangendo, se la devo interrompere, proprio queste cose proprio di base, banali, diciamo se vogliamo, ma non troppo banali. In tutto ciò, in questo percorso di incontro tra diversità culturali e professionali, è nato un servizio per le persone che chiedono l'asilo politico, i rifugiati e gli ultimi cultura. Questo servizio è nato nel 2001 e appunto ha, diciamo, la peculiarità di accogliere lo straniero in tutte le sue, in tutti i suoi aspetti, no? Si guarda l'aspetto della salute fisica, l'aspetto della salute psicologica, si tiene conto della diversità, delle diverse appartenenze della persona, culturali, di genere, di politiche e quant'altro. Su questo aspetto, che è un pochino veniva diciamo messo in rilievo da alcune colleghe prima, siamo davvero consapevoli che le aspettative costruiscono molto la realtà che noi proviamo a vivere e a proporre anche agli altri? Come possiamo fare? Cioè, possiamo lavorare sulla nostra consapevolezza? Ma non, e so che posso dire una cosa per cui posso rischiare la fucilazione, non la consapevolezza di essere donne. Provo a fare un'altra cosa. La consapevolezza della mia relazione come essere umano con le emozioni. Cioè, quello che mi irritava prima, che mi dava fastidio con questo, non era il fatto, non era l'uomo, anzi, mi sono confusa per un po', perché sto pensando, se in questo momento mi trovo davanti al mio compagno, trovo un motivo per arrabbiarmi con lui, anche se non sono vittima di violenze. Per ora no, diciamo. Io temo che sia importante, saggio, assolutamente, riflettere su tutti questi aspetti con un occhio sempre molto attento al fatto che quello che è da controbilanciare è l'aspetto della violenza in genere. Sono le emozioni che vengono suscitate da... E che cosa porta l'uomo a agire in questo modo? Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around.